Era difficilissimo, lo sapevamo alla vigilia. Era una Francia, è vero con le assenze, ma la Francia era una seconda linea in questo momento e anzi erano giocatori che si sono tutti voluti mettere in mostra e in più gli altri campi d'Europa sono andati diversamente, forse anche in alcuni casi in maniera inimmaginabile, è il brutto di questa formula. Diciamo semplicemente scandaloso. E lo so che qualcuno dirà che io sto prendendo delle scuse, ma io penso che non esiste un regolamento del genere in nessun sport. Siamo una squadra che è entrata come quarta nel ranking, ha strabattuto quella che è terza in classifica a 4 punti, e quindi questo è tutto dire. Però è andata. Oggi sarebbe stato difficile anche metterla sul piano della differenza reti, perché come hai detto tu, mentre si gioca con la seconda squadra macedone è un altro tipo di squadra, la seconda squadra della Francia ha già un livello incredibile, lo abbiamo visto a inizio partita, quando anche per questa volta come in Polonia c'era un pivot immarcabile, c'erano dei mismatch fisici incredibili. È andata un po' meglio nel secondo tempo quando siamo stati più aggressivi, ma soprattutto abbiamo allungato questo passaggio al pivot e recuperato dei palloni e la partita è stata anche un po' più piacevole. Abbiamo imparato oggi tanto anche come si marca il pivot, perché il nostro pivot sembrava sempre libero, invece hanno intercettato sempre questi palloni che hanno dato il via al loro gioco veloce e micidiale. Che cosa ci dice e ti dice questo girone di qualificazione che chiudiamo con le due vittorie ampie, nette contro la Lettonia e soprattutto la super prestazione che non è bastata però contro la Polonia? Contro la Polonia ti dà proprio la dimensione di quello che è l'Italia adesso. Quella è stata una partita vera, per cui quando tu arrivi, anche la Francia ha vinto di 10 o di 11 con la Polonia, per cui non possiamo avere un riferimento come la Francia, ma con la Polonia il riferimento è stato un successo da un punto di vista della crescita della pallamano italiana, della squadra. Chiaramente per qualificarsi a queste grandi situazioni che ci farebbero crescere ancora di più, perché io ricordo a tutti quanti che noi affrontiamo squadre che quando giocano mondiali o europei si preparano per 60 giorni e fanno in un mese tra amichevoli e partite ne fanno 17-18. Noi 17-18 non le facciamo tra le amichevoli neanche in un anno, per cui è troppo importante arrivarci. Io penso che dovremmo fare qualcosa per farci sentire, perché noi siamo secondo me più forti delle terze in classifica che si sono qualificate. Per cui è forse anche una battaglia da fare, perché l'Italia ha bisogno di questa cosa. Sapevamo che sul campo dei campioni olimpici sarebbe stato complicatissimo, loro non ci hanno concesso nulla dal punto di vista dell'andamento della partita, hanno spinto per tutta la gara e in più diciamo che in giro per l'Europa le cose sono andate diversamente, in maniera ecco, discutibile. Ma sai, forse è questo che fa la differenza tra chi vince le Olimpiadi, chi è top al mondo da ormai più di 20 anni e chi probabilmente non ci arriverà mai. Non critico nessuno, ognuno fa le sue scelte. Oh, ci sono stati risultati un po' bizzarri, possiamo dire, per sorridere un po', anche se non fa sorridere per niente, però è un po' il sistema così. Siamo eliminati ancora con 4 punti, avendo una differenza di reti con quella che c'è davanti, cioè la Lettonia di più di 20, mi sembra. Ce la siamo giocati con la Polonia, ce la siamo giocati lì per 40 minuti in casa fino all'ultimo minuto. E niente, sapevamo che oggi la Francia non ci avrebbe regalato niente, nonostante non ci fossero 4-5 big, tutta gente che gioca a Champions tutte le settimane, quindi sapevamo benissimo che in Francia non ci avrebbero regalato niente. Noi forse potevamo fare qualcosa in più, quello sì, ma comunque non sarebbe bastato. C'è delusione perché ce lo meritiamo, perché veramente con questa nuova federazione, io anche con quella prima, ormai 10 anni che ci proviamo, siamo sempre lì a un passo e sembra che non riusciamo a fare questo passo qui, che fa male perché facciamo sacrifici, perché sono diverse estati che non facciamo delle vacanze vere per lavorare, per arrivare a questo obiettivo, e purtroppo anche ora oggi ci sfugge
fino a qualche ora fa eravamo qualificati e ci sfugge davanti così, fa male. Chiaramente la delusione è tanta, questo è inevitabile, però avevamo parlato prima della partita con la Lettonia di un gruppo dove sono stati inseriti tanti giovani, dove voi avete preso in mano da senatore in qualche modo la squadra, anche come esperienza che hai accumulato tu in primis in questi anni. Ecco, che cosa ti porti invece, che cosa vi portate di buono dopo queste 6 partite di qualificazione? No, perché siamo cresciuti ancora, abbiamo dimostrato contro la Polonia soprattutto, abbiamo avuto un seguito di pubblico, tutti quanti vi dicevano una risposta alla grande, la ringrazio ancora come città, ma tutti quanti mi hanno scritto il giorno dopo, anche da fuori, anche dalla Francia, che non ce lo meritavamo, che abbiamo giocato bene, che non siamo così ridicoli come tutti pensano. Spero un po' che il giudizio un po' in Europa cambi, e se devo fare una cosa un po' che mi dispiace per Pablo, spero che possa stare qui ancora con noi altri 2 anni, perché se lo merita per la carriera che ha fatto e per il giocatore che è, e se veramente c'è un dispiacere ancora di più è per lui, perché ancora una volta ha dimostrato di avere un livello altissimo, e per concludere una carriera se lo meriterebbe. Tutto qua.